Carmine Alfano, 83 anni, ha ucciso sua moglie Lucia Felici venerdì mattina a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma. Inizialmente Alfano ha tentato di simulare una legittima difesa, affermando che il coltellino trovato nella mano della moglie fosse stato da lei portato per difendersi da lui. Tuttavia la versione non ha retto: il coltellino era nella mano sinistra di Lucia, mentre lei era destrorsa. Dopo aver ammesso il tentativo di depistaggio, Alfano ha fornito diverse spiegazioni per il delitto. Ha detto di aver ucciso Lucia per farle un favore, alleviando il suo dolore alla testa e di averla strangolata durante un tentativo di sollevarla da terra. In un'altra versione ha sostenuto che le medicine che aveva preso prima di dormire lo avevano spinto ad uccidere. Il GIP ha deciso di non convalidare il fermo, ma di disporre la custodia cautelare in carcere, citando il rischio di ulteriori violenze da parte dell'uomo. Le indagini coordinate dalla Procura di Tivoli stanno proseguendo, mentre l'avvocato difensore Gianfranco Polinari chiederà una perizia psichiatrica. Nel frattempo, uno dei figli della coppia ha rivelato che non era sorpreso dell'atto del padre, data la lunga storia di tensioni e violenze nella famiglia.